Che in Serie B sarebbe stata battaglia ogni domenica, il Milan lo sapeva già in anticipo. Dobbiamo dire che i rossoneri si sono abituati presto al clima rovente, si sono già temprati. Oggi, per esempio, a Catania, più che una partita di calcio è stata una battaglia, incandescente e sofferta. E se il Milan questa battaglia l'ha superata indenne, si deve proprio alla sua determinazione, ad una volontà che non l'ha lasciato nemmeno quando, a 5 minuti dalla fine, si è ritrovato in svantaggio dopo aver già rimontato al Catania un gol. Sono stati 5 minuti di fuoco quelli finali. Poi Galluzzo ha tirato su Mischia e il catanese Ciampoli ha deviato in rete. Ma vediamoli subito i gol. Al 37esimo del primo tempo il Catania passa in vantaggio con questo gran tiro di Casale deviato con un fianco da Baresi. Il Milan pareggia dopo innumerevoli tentativi al 23esimo della ripresa. De Vecchi da destra crossa e Antonelli di piatto mette facilmente in rete. Convulso e drammatico il finale. Al 40esimo il Catania torna in vantaggio con un cross di Morra e uno splendido colpo di testa di Bonesso. Il definitivo pareggio arriva dopo 3 minuti con questo autogol di Ciampoli.